In questo video vi mostreremo come rimontare tutta la carenatura anteriore della motocicletta. Allora, inizieremo con il montaggio del cupolino e per questo dovremmo avvalerci dell'aiuto di un collaboratore. Nel fare questo dobbiamo stare attenti a non rovinare queste due luci diurne perché durante il montaggio potrebbe esserci un'interferenza se non si sta attenti nel passaggio. Per il montaggio del cupolino abbiamo posizionato sempre delle pellicole che servono alla protezione in questa fase e poi verranno rimosse. Procediamo con il montaggio. Occhio sotto, bene. Una volta posizionato il cupolino, partiamo con il posizionamento e il fissaggio degli specchietti retrovisori. Una volta fissata la prima vite, per rendere il tutto più agevole, va ruotato leggermente lo specchietto in modo di avere maggiore accessibilità alla seconda vite. Ora andiamo a collegare il cablaggio. Dell'indicatore di direzione. Una volta posizionato il cupolino e fissato con i due specchi, andiamo a posizionare le paratie di copertura di tutto quanto il reparto elettronico di questa moto. Si fissa la prima paratia al supporto strumenti. E successivamente andiamo a fissare la seconda paratia sugli appositi fori. Stessa operazione andremo a fare sul lato destro della moto. Fatta questa operazione possiamo togliere le protezioni che a questo punto una volta tolte le protezioni possiamo fissare il cupolino al telaietto anteriore. Passiamo al montaggio dell'alettone al cupolino, facendoci aiutare da un collaboratore. Sì, purtroppo c'è un po'. La rifacciamo? Aspetta un secondo perché. Una volta montato l'alettone, passiamo con i due estrattori laterali destro e sinistro, le due coperture radiatori destro e sinistro, la presa d'aria al compressore, che è solamente sinistra, e le due fiancate laterali, e questo conclude l'operazione di montaggio della vestizione anteriore della moto.
Con il montaggio di questi ultimi pezzi, la parte anteriore della moto è completata.